dagli studi di lbpcollective.it, il Trading Card Game Network numero 1 in Europa, va ora in onda il Mercoledì! Attenzione! Eccoci qua! Oh, con questi effetti! Ma ragazzi, ormai siamo international, abbiamo questi effetti arrivati direttamente da Hollywood. Questi qua lo vendono lì. Se tu vai a Hollywood sono i banchetti dei cinesi che ti vendono sto cosa. E niente, spegniamo che sennò facciamo... Oh là, posto. Abbiamo anche portato il microfono che... Però dobbiamo mettere qua spento perché sennò si sembra che siamo nella casa dei fantasmi. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, buonasera signor Cavana, buonasera signor Eric. Buonasera. Salve. Tutto a posto? Sì. Bene, bene, bene. Diciamo bene. Che si potrebbe avere qualche altra persona di fianco, ma comunque si sta bene. Nel senso. Ma presto. Presto i comaschi arriveranno quasi al pareggio di bilancio a livello personale, quindi. Attenzione! Bene, bene, bene! Oh, non ho ancora preparato bene il palcoscenico di oggi. Oggi che cosa sbustiamo? Oggi ci sbustiamo. Allora, Yu-Gi-Oh! Ci guardiamo insieme, ma questo lo tiro io che mi devo. Un portamazzo Near Mint. Aspetta, è excellent diventato. Attenzione, vediamolo qui. E il microfono, dove metto il microfono? Ah, là, là. Perché c'è il portamicrofono, però rompi un po'. E oggi ci sbustiamo al Battle Stadium per Pokémon, il Battle Stadium di Lost Origin. Ci guardiamo, ci sbustiamo il tabernacolo. Ragazzi, preparatevi che oggi è il giorno del tabernacolo. 28 settembre è la giornata mondiale del tabernacolo, quindi lo sbusteremo. Ci guardiamo i nuovi accessori di Battle Master 2022, no, Double Master, lo confondo sempre. E ci guardiamo anche qualcosina di Vintage. Yu-Gi-Oh! Vintage, mi preparo. Cosa possiamo prendere? Yu-Gi-Oh! Vintage. Non si sa, vediamo. Abbiamo qualcosina abbiamo, eh! Lo facciamo vedere. Allora, partiamo innanzi subito con la novità. Lo Structure Deck Leggenda delle Vesti Cristallo. Abbiamo qua la versione italica. È disponibile anche la versione inglese. Ma non ce l'abbiamo al volo. Vabbè, comunque c'è anche la versione inglese. Sul nostro sito c'è qua, no, qua l'italica, signor Cameron. Oppure, attenzione, inglese, struttura, eccolo qua, va che bomba, va. È italiana una... quella, non so se distingui, se vuoi ti dico, ti mettiamo il cartellino come dicevamo l'altro giorno. Da noi, nelle BB Collecting, cammin facendo incontri i mazzi vesti cristallo. In inglese si chiama Legend of the Crystal Beasts. Ci salutano in tanti e chiedono... Ciao tanti! Quando spedite i mazzi Best Cristallo? Oggi, sono parli di oggi, perché prima non potevamo spedirli. Così domani, salvo ritardi, arriveranno a destinazione e vabbè, se vi arriva poi il giorno dopo, pazienza ragazzi, non preoccupatevi. Arrivano, adesso ce li gustiamo, perché questo mazzo è bello, eh. È bello perché c'è dentro una cartina. Vabbè, lo apriamo, perché intanto mettiamo qua davanti, italico e inglesico, così intanto che Boss lo apre. Si può leggere la lista, che bello, mamma mia, Dragon Cobalino Ultra Rare c'è anche, mamma che bomba questo mazzo. Ale, eccolo qua, nella sua interezza, sì, nella sua cristallezza. Salutano Nikaila. Ciao Nikaila, com'è, e Pokémon facciamo dopo, C'è Ricky Blu. Ciao Ricky Blu, come stai Ricky, tutto bene? Dunque, guardiamocelo questo mazzo. Dragon Arcobaleno, mamma mia, super viola Dragon Arcobaleno, cristallo finale, bestia cristallo Dragon Arcobaleno, che bomba, ponte arcobaleno del cucu cuore, legame cristallo, super Dragon Arcobaleno, c'è tutto, i token, ma che belli che sono i token, e poi le altre cartine, tra cui finalmente lei, ma anche le altre, dai, era un parecchio tempo che non venivano ristampate. Dragon Arcobaleno oscuro, facciamo scorrere Amon, incredibile, comune l'ha fatto ragazzi, comune ragazzi, lei
questa la volevano tutti, e questa sì, ragazzi, ormai era praticamente una roba impossibile da trovare. Almeno l'ha stampata nelle team, però nelle team non è che è proprio facilissima. Adesso c'è nel mazzo Bestia Cristallo, c'è lei, tanta roba, è tornata a fioritura la dicendere, gioiosa primavera, tirano da parte, c'è anche la Bestia Fantasma in maniera infestato. E poi continuiamo con le altre cartine, lo facciamo scorrere, poi facciamo un bel post dedicato, promessa cristallo, albero di cristallo, rilascio, valore raro, tutto, tutto. Per il mazzo Bestia Cristallo c'è tutto l'occorrente, no? Poi faremo magari un mazzo della settimana, no? Evoluzione, dedicato, ciclone cosmico anche. Miracolo cristallo, brillantezza cristallo, coppia cristallo, conclave cristallo, papa cristallo, c'è anche lui, e metaverso e un altro segnalino molto molto bello, tre token e poi un po' di di pubblicità, capisco. È bellissima la pubblicità di Potere degli Elementi, che sembra che l'avete messa dentro, che doveva uscire in contemporanea, uscire un po' 2 settimane dopo in teoria. Sì, perché la release, prima release, che è stampata anche sui cartoni, 18 agosto, vero? Sui cartoni c'è l'etichetta stampata, release date, 18/08/2022. Perché inizialmente la data prevista per il rilascio di questo mazzo era il 18 di agosto, poi la logistica ha posticipato al 29 settembre. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te, giocavo le Bestie Cristallo, così. E niente, così, e fu così che il 29 settembre, che doveva uscire Battaglia della Leggenda, Vendetta Crystal Revenge, è stata posticipata a metà novembre, e sicuramente arriveranno i box con su una data stampata del release date 29 settembre. Cosa succede? Questa cosa da origine è una cosa particolare, perché c'è stato un aumento di prezzo delle bustine, no? Del prodotto all'acquisto di circa il 5%, e questo aumento di prezzo sarà sulla serie che esce il 20 di ottobre, il prossimo core set, ma non sarà sulla serie che esce dopo, perché è stata stampata prima, quindi abbiamo avuto questa cosa qua, no? Il prodotto aumenta, poi diminuisce, per poi riaumentare a gennaio con le novità, diciamo che il prodotto di ottobre avrà il prezzo 2023, il prodotto di novembre in termini di bustine ha ancora il prezzo 2022. Bene, svenuto Aerodactyl. Andiamo. Non sa volare. Non sa volare. Aerodactyl, dopo lo facciamo vedere. Bene, ma cosa è successo? È successo che, cioè, cosa ci sbustiamo soprattutto oggi? È successo che c'era una serie chiamiamola dormiente, no? Una serie speciale dormiente che all'improvviso, cosa è successo? tutte le carte, un sacco di carte di questa serie qua sono salite di prezzo, e quindi noi oggi a pranzo si è riunito il CDA di LBP Collecting, io, signor Camera e signor Eric praticamente, e davanti al risotto da legge bene abbiamo deciso di aprire il Cool Case di Impact Origin di Jame, che tra le altre cose sul nostro sito è a un prezzo pazzesco, approfittatene, mi raccomando, e c'è anche in omaggio una carta, lo start della Giovane Maga Nera, quindi ragazzi, un prezzo bomba, carta Giovane Maga Nera in omaggio, ragazzi, spettacolo. Noi ci apriremo tutto il case oggi live, solo un box, poi domani ci apriamo il Gunny, ci sbusta tutto il case, perché c'è tanta roba. Questa serie da dormiente, la serie tranquilla, è diventata una serie bomba. Succede, è già successo in passato con altre serie, è ricapiterà ancora. Cosa abbiamo? Dai, Impact Origini, vai, Jame è l'acronimo di questa serie. Vediamo cosa dobbiamo trovare di bello. Però manca il tappeto. Mamma mia, il tappeto, attenzione, hola, siamo stappati, non so se si sta scaricando, hola, okay. Un po' scarico, non ha fatto il pum. Bene, mettiamo giù il tappeto, ragazzi, il tubo con gli Ultimate Guard, al momento il clear
non è disponibile, ma ritornerà a breve. A brevissimo, dovrebbe entro una settimana essere qua nuovamente nel nostro network. Eccolo qua, il tappetino nostro. Noi siamo lo Spoilers Hermanos per il mercoledì video, perché il mercoledì video va in onda verso le 18:15, quindi ora di apericena, e quindi le crocchette di pollo sono l'ideale, no, per farci venire più fame del previsto. Bene, prima bustina di Impatto Origini, Chuck si sbusta, vai ragazzi. Qua abbiamo tutte rare, no? Ma a un certo punto c'è la super rara o la ultra rara, giusto? O la collector. O la collector, perché potrebbe esserci anche una collector. Attenzione, noi sbustiamo così, ci guardiamo solo l'ultima. La serie la conosciamo già, vogliamo le ultra, che sono tanta tanta roba, eh. Ci sono due o tre ultra, se non ricordo male. Questa sembrava Ghost vista da dietro, invece Ghost non lo è. Vediamo quante ultra troviamo nelle prime 12 bustine, o una o due. Attenzione! Drytron! Fa finire le carte, attenzione! Zoro, il Magistus della fiamma! Questa è una di quelle ultra che non devi trovare. Esatto. Almeno bisogna sapere anche come non si fanno le cose, no? Così, ragazzi, voi sapete che quando aprite questo set speciale, questa carta qua non dovete trovarla, cioè almeno lo sai già e non la trovi, no? Cioè, noi, ad esempio, quando diciamo a Gunny trova una carta, lui non trovarla, e non trova. Esatto, esattamente. Incantesimo Melma Calice, che forse è meglio della di brutto. Di brutto. Attenzione! Cyber emergenza. Non male. Attenzione! Drytron Fenfer. Ancora due bustine e la prima colonna è già andata, eh? Beh, aprendo così velocemente Drytron. E questa è la seconda ultra da non trovare? No. Meglio della prima, comunque. Prima. Comunque meglio della prima, ma non di quelle che dovevamo trovare, insomma. Un altro impegnatissimo. Altro 12 bustine. Vabbè, poi abbiamo tutto il case. Comunque, sul case, bene o male, non c'è una ultra più difficile di altre, quindi il rate è abbastanza bilanciato. Avete sul case, ci sono 4 collector? Sì. 4 collector, quindi. Vediamo se abbiamo beccato il box giusto oppure no. Oppure no! Attenzione! Vediamo, qua in teoria dovrebbe uscire solo una ultra. In teoria. E speriamo che sia quella buona. Normalmente sono 3 diverse. Vediamo se possa pescare il box peggiore. Beh, la collector non è conteggiata in tutto ciò, eh. Quindi, certo. Sembra giusto che. Attenzione! Home Life Gemella! Poi ancora 5 bustine! Una ultra, sarà qua, no, non è qua, c'è la pulizia di Ronda, del mondo sotterraneo. Uscirà ultra magia. Ultra magia? Sì. Vediamo. Ancora 3 bustine. Spero. Vediamo se è ultra magia. And the collector! And the collector! Va bene questa? Sì. Va bene. Meglio di prima. The Collector, eccola qua, l'abbiamo chiamata. Ma manca la ultra. Vuoi vedere che c'è la collector ma non c'è l'ultra? Potrebbe essere, eh sì, voilà, sono tutte. Eh no, perché sono 2 o 3 di ultra, oltretutto. Ok, ma non sono okay. Sempre 3. Ok, poi abbiamo dato la collector, molto molto bella. E il gemella, Kiskill Silky e Pill. Lilla. Silky Pill, ma Lilla. Ho promesso che facevo vedere del vintage. Andiamo a prendere il vintage di Yugi. Attenzione, quanto vintage vogliamo essere oggi? Prendiamo la. Ma sì, dai, stiamo belli vintage. Allora, non facciamo vedere tutto, se no. Facciamo vedere, vediamo se qualcuno indovina. Metto 3 bustine. Quando sto facendo vedere il mazzo. Bene. Vediamo, mi piace 3 bustine. Olì. Vediamo se le indovinate. Indovinatele. Sono le prime 10 serie di Yu-Gi-Oh! Cos'hanno? Queste 3 buste fanno parte delle prime 10. 2 dietro sono abbastanza simili, una un po' più scura. Tanta roba. Questa serie c'è solo in lingua inglesica, mentre queste 2 ci sono anche in lingua italica.
La differenza è che per questa serie Lingua Italica non hanno fatto i box. Era uscita solo nelle edizioni speciali di... mi ricordo più. Che edizione speciale era uscita? C'erano due bustine della serie più questa bustina qua. In Unlimited, non esiste la prima edizione italiana. Che bustina è? Che cos'è? Non era Salto del Gladiatore, no? Non mi ricordo. No. Abbiamo un Piero ha indovinato le buste. Sì, grande. Partiamo dalla più vecchia, dalla più recente, dalla più da questa che stiamo discutendo. Crisi Oscura Italica, Dark Crisis in lingua inglesica, prima edizione una bomba totale. C'era la DD, no, non la DD Silent c'era qua dentro. No. DD Silent era promo. Era promo, l'altra come si chiama? La DD Warrior Lady, esattamente, la confondevo sempre. DD Warrior Lady che ai tempi era veramente una bomba totale, una super rara a 40 euro. Una roba, ma ricorderò, non la dimenticherò mai. E poi, eccola qua, Legacy of Darkness, non esiste in versione italica. Sono tre le serie delle prime 10 che non esistono in versione italica, che sono Legacy of Darkness, Faroni Guardian e Magician Force. Le hanno ristampate in DR1, Dark Revelation 1, Rivelazione Oscura volume 1, alcune carte, altre carte in Inizio Oscuro volume 2, Dark Beginning 2. Però la serie così italica non esiste e è blu anche lei come Dark Crisis o Crisi Oscura. Nel frattempo stavo pensando dove era uscita la busta, ma non mi sovviene proprio. Non l'assalto, credo, non è l'assalto, vabbè. Poi andiamo, se qualcuno live va a vedere su Yugipedia, attenzione, eccola qui lei, l'origine di tutto. La leggenda del drago bianco, occhi blu, belle, 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 belle. Queste sono la versione americana, sul nostro sito comunque è specificato se sono il reprint oppure no, perché dovete sapere, questa è una reprint, perché questa qua è una reprint? È una reprint del 2013, se non vado errato, perché inizialmente il gioco veniva stampato da Upper Deck, su licenza di Konami. Poi qualche furbo in Upper Deck ha deciso di stampare delle carte senza autorizzazione e Konami se n'è accorta e gli hanno portato via il gioco. Ha fatto una causa con tanti zeri e Konami ha vinto a mani basse e è successo che quando hanno ristampato le bustine non avevano più il simbolo di Upper Deck, che qua c'è. Ad esempio, questa non esiste la ristampa di Konami, questo è il logo di Upper Deck, mentre anche qua, questa anche lei della Crisi è una ristampa, non ha il logo di Upper Deck, e è successo così, no? Quindi si distingue dal logo, col logo o senza logo, il fatto che sia la versione di Upper Deck o la ristampa. Chiaramente la versione di Upper Deck vale molto di più rispetto alla ristampa. Quindi molto di più di questa e di questa, che comunque sia, sono sempre dei bei pezzi di storia, perché comunque la ristampa è di quasi 10 anni fa. Quindi un po' di tempo è passato e poi non è che in tanti hanno preso e hanno messo via le bustine. E poi la ristampa è stata fatta con la ristampa della collezione leggendaria 1, in versione board game edition, perché inizialmente era stata fatta a libro, poi l'hanno fatta a scatoletta, via, a posto. Bene, 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 credo che un po' di storia dei nostri giochi di carte collezionabili. Yugi ce lo siamo sbustato e passiamo adesso, prima però di sbustare Dominaria Unita, quattro bustine alla caccia del tavernacolo, ci guardiamo gli accessori di Double Master 2022 che sono finalmente arrivati. Abbiamo tre sleeve con relativo deck box, un artwork più bello dell'altro. Dei tre, quello che io preferisco è questo qua di Emrakul. Però secondo me molti magicanti andranno su Damnation. La telecamera dalla mio braccio, che qua non si riesce a riprendere senza... C'è anche l'iconica Liliana, ma qua la vedo non bella come il solito. La vedo un po' meno bella rispetto al solito. Se vuoi ti riprendo io. Sono... poi c'è anche... Dai, stai seduto. Il fantastico Provinder. Questo è quello a 12 tasche, c'è anche 9 tasche, deve ancora arrivare, dovrà arrivare tra domani e dopo. Comunque, appena arriva anche il Provinder faccio un reel dedicato a tutti gli accessori. Ma che bello! La particolarità
del Provin da 12 tasche non ce l'hanno tutti, se non ricordo i primi 2 o 3 non ci sono, ma dal quarto o quinto in poi Ultra Pro ha scelto di mettere il nome della serie sul dorso, che a mio parere è veramente una figata, cioè tu ti compri l'album della serie e hai il nome della serie griffato come è sul box originale sul dorso, che è veramente una roba bella. E adesso ci guardiamo anche i tappetini, e qua ce n'è uno di Liliana. Mi chiedono se puoi far rivedere velocemente le carte del mazzo. Le carte del mazzo? Poi vi faccio, non preoccupatevi, faccio un post dedicato. Domani, non lo faccio, tra domani dopo facciamo un post dedicato. Facciamo vedere la lista intanto, dai. Diamo un occhio alla lista, poi ve la metto nelle storie, così almeno. E se no facciamo notte. Tanto ragazzi, le vedrete tutte e ve le facciamo vedere come ho già detto nel post. Eccoli qua. I playmat di Double Master, prendo sì una orecchia, ok, Double Master 2022, vi faccio vedere per ultimo Liliana, questa è la figata mondiale. Allora, sono in ordine A, B, C, D, sì, perché Ultra Pro ha deciso di cambiare, non so per quale motivo, adesso vediamo, ha cambiato anche l'impacchettamento così il boss non riesce a aprire, no, eccolo qua. Prima c'era la versione 1, 2, 3, 4, 5, 6, adesso hanno fatto i numeri e le lettere. Si vede che in Ultra Pro si sono dati alla pazza gioia. E niente, questo è il tappetino A. Poi passiamo al B. Sul nostro sito ci sono scritti i nomi delle artwork raffigurate. Io, ahimè, non me le ricordo, vediamo se sono scritte. No, a volte le scrivono. Voilà, uno più bello dell'altro. Mamma mia, va. Questo è il sigillo. È un sigillo, c'è Piero che ci aiuta? No, è l'Imperial Seal. Imperial Seal, bravo signor Cameraman, bravissimo signor Cameraman. Ci abbiamo sbustato. È vero. Terzo playman. Me lo ricordo non bene. Non noi. Questo Madonna, a me bomba. Piace un casino, ma è molto, dal mio modesto punto di vista, soggettivo il piacimento di questo playmat. Questa è un'opera d'arte. Sì, uno ragazzi. Schizzo, poi lo faranno fatto bene. Sì, signor Cameraman non piace, a me piace un casino. Ma come fanno? Cioè, vabbè, signor Cameraman, se disegni Hello Kitty gli piace, ma se disegni quelli no. E poi c'è questo che veramente... Immaginavo, ci sono le farfalline disegnate col pennello, zio Cameraman. Questo è bello comunque. È veramente folle questo tappetino. Questo è bello, un altro di... Bella tematica, quindi... il disegno è... Vabbè. E poi c'è desiderare, diciamo così. Da con Neo Kamikawa Neodesti di Nestinio. Ultra Pro ha proposto una nuova tipologia di playmat. Sinceramente non ho ancora capito la differenza rispetto agli altri. Sì, adesso lo capisco, l'ho capita. Anche perché l'altra volta non l'avevo sbustato. La differenza è che hanno copiato Dragon Shield sostanzialmente. C'è il bordo. In pratica hanno il bordo black border cucito, black, sì, black qualcosa. E ragazzi, il suo tappetino è una figata. Cioè qua, questo qua con Liliana è veramente no, una è più bello quello con le farfalle disegnate dai bambini. Questo è veramente bello. Il black stick e black steeled, qualcosa di simile. Vediamo se è scritto qua. Black sticked si chiama. Costa qualcosina in più rispetto all'altro, perché giustamente la lavorazione maggiore comporta un costo maggiore. E quello di Dinastia Neo è andato molto bene, abbiamo sold out, bruciato, e non ne sono arrivati pochi, quando dico sold out vuol dire che almeno 24-30 pezzi li abbiamo venduti, e che per un tappetino è tanta roba, e questo qua prevedo anche lui una fine veloce, per cui se ti piace non aspettare troppo, perché poi non è che stampano 100.000 tappetini, poi la stampa è una stampa, arrivano, adios, se l'hai preso bene, se non l'hai preso devi sperare che c'è ancora, ma molti, i più belli van via e alcuni salgono anche molto molto di prezzo. C'è uno col corvo di un disegnatore molto famoso di Magic che adesso viaggia intorno a una cinquantina di euro, e quando è uscito il prezzo era intorno ai 20-25 euro. Adesso costano lievemente di più rispetto a qualche tempo fa per i noti aumenti di produzione di costi dappertutto, però adesso lo paghi a prezzo giusto, poi se aspetti il prezzo può salire, specialmente per tappetini di questo tipo, poi con Liliana sì. Sicuramente sale. Piero preferisce quello di Muldrota. Muldrota qual è? Lui?
Quello disegnato dal bimbo con la spugna. Apposta. Bravo Piero, mi mandavano bene. Questo è la figata. Bimbo con la spugna, voglio vedere con la spugna come fai a fare una roba simile. No, vediamo. Queste cose con la spugna, sei all'asino. Sì, bendato lo facevo, con le mani legate all'indietro. Bene ragazzi, andiamo avanti, dai, spostiamoci. Dominaria unita, poi li mettiamo via tutti, i tappetini. Anzi no, li tengo fuori e devo fare il reel, perché se poi li metto via, devo fare un'altra volta, non è bello. Bene, dominaria unita. C'è Piero, quindi le possibilità di sbustare bello sono aumentate. Andiamo in ordine. Ho preso due buste da qua, ne rimangono ancora quattro. Metto il box in un posto sicuro. A proposito di posti sicuri, non sappiamo ancora su Fantasmi del Passato se abbiamo aperto 9 o 10 box. Fatto sta che l'altro box, se c'era, ce lo siamo venduto, quindi... rivedere i video. Dobbiamo riguardare se qualcuno ha pazienza di perdersi... Secondo me li abbiamo sbustati tutti, cioè perché ormai mi sembra di aver sbustato all'infinito. Cioè... Attenzione, dai, vediamo Dominaria Unita. Mamma mia, intanto c'è un bellissimo... Attendono un tabernacolo. Un Mefisto. Anche noi teniamo un tabernacolo. Attenzione, vediamoci. Voodoo Release, bustina parte tranquilla. Buried, ragazzi, qua la... Attenzione, sai, cioè, il tabernacolo vale un sacco di soldi, Cioè, altro che... Rough! Che bomba! Liliana del Velo! Che bomba! Non è il tabernacolo, però che bomba! Che bomba, ragazzi! Che bomba! Nial! Tobias! Salutiamo tutti Tobias all'ascolto! Ciao Tobias! Attenzione, Ezur, altra mitica, che busta, mettiamo il Malif che se ne frega. Beh, cioè. Piero ti odio, è arrivato qua. Mamma mia ragazzi, Liliana del Velo, ma questa è la più bella dopo le carte di leggenda, no? La roba... La seconda. Che bomba, per chi non lo sa, perché noi diciamo cerchiamo un tabernacolo, ma per quelli... per i non magicanti, no? O magari i magicanti un po' più alle prime armi, va detto che in questa serie qua, in queste bustine nello specifico collector booster, sono state inserite delle carte di leggenda, giusto? Leggenda. Perché Wizard ha detto di aver trovato dei 100 box, no, quanti erano? 100 box in un magazzino, no? Adesso, poi che così ce l'ha venduta Wizard, cosa hanno fatto? Hanno preso questi 100 box, li hanno aperti e le carte di questi 100 box sono state messe dentro i collector booster. Ovviamente il rate è molto molto basso, però le carte hanno, a parte qualcuna, cioè alcune valgono pochi euro, ma il tabernacolo vale 3K, 3.000 euro, quindi... Per quello che l'emozione, cioè se troviamo una carta da 3.000 euro in live, ragazzi, mi tolgo la maglietta, giuro. Attenzione! Chiedono di mettere la Perfect perché la devono comprare. La Perfect. La Liliana? Sì. Allora, ragazzi, noi facciamo una roba, facciamola vedere. Bravissimi che ci avete chiesto la Perfect Size. Noi facciamo una roba ancora più bella. Mettiamo le resealable. Ora ci sono anche trasparenti, solo che non le abbiamo messe fuori. E io qua pronte ho quelle smoke. E Liliana, mamma mia che bella, la mettiamo dentro queste super perfect, chiamiamole così. È un prodotto esclusivo ideato da Dragon Shield, che ha solo Dragon Shield. Adesso queste qua sono quelle con i vetri oscurati, no? Come le chiamiamo noi, però ci sono anche tutte trasparenti. Cosa, che particolarità ha questa perfect size? Che ha una linguella in più che la entra dietro molto semplicemente. E la carta è protetta su quattro lati. È vero che crea un po' più spessore, se la metti nell'album, un singolo velo sembra che crei poco spessore. Quando cominci a mettere più fogli fa più spessore, però le carte hanno una protezione superiore. E così comunque entra nei one touch, no, nei mini snap. Ecco, questo
piccolo spessore in più non incide se la vuoi mettere in una piccola teca, in tutte le teche ultra pro che ci sono, quindi non preoccuparti, ecco. Quindi se decidi di, no, per esempio hai una carta come Liliana del Vero, dici la voglio proteggere ulteriormente, puoi far così. Bene, andiamo a vedere il tabernacolo, perché no, lo possiamo spostare la prossima settimana, dai, tanto abbiamo già tirato fuori Liliana oggi, quindi direi che non possiamo lamentarci. Sento degli insulti dal sud Italia, non so come mai. Shanna, che bomba! Fraser, attenzione! È un'altra mitica, no, non è mitica. Del Piero si chiama Del quella. Piero, sì. Del Piero, cioè. Attenzione, no, questa è quella alternative, ragazzi, qua. E niente, cioè, abbiamo ancora due busi da aprire. Arriviamo, ci sono, mamma mia, ragazzi. Guarda che grande vinci, è. Attenzione, vediamo il nostro bel token, un bello foil, poi un fantastico Wurm, un terrore Drake. Attenzione, pian piano andiamo, un'isola, che belle queste isole foil, queste terre foil, tutte molto molto belle. Un fantastico Rattery, guardate, non so se si vede la qualità dell'olografia delle carte, si vede? Sì. Diciamo, Wizard ha fatto una cosa molto bella copiando Pokémon e mettendo questa tipologia di foilatura, veramente una figata. Bravi Wizard, bisogna copiare chi fa le cose fatte bene. Copiare bene però. Attenzione! Jasmine, salutiamo tutto il Jasmine Nascondo, ciao Jasmine. Eevee. And yours, man? No, Yavi Mai Cost, ragazzi, e Mary. Ciao, salutiamo tutte le Mary all'ascolto. Guarda bustina, io sono già abbastanza emozionato perché comunque aver sbustato Liliana è tanta roba. E abbiamo ancora, che bomba ste bustine, mamma mia. Attenzione, un bel Badger, che bello, un bel token creatura, che figanza. Attenzione, andiamo tranquilli all'inizio, perché ci sono le comuni foil. All'inizio è la parte tosta. All'inizio che c'è Ai tempi le leggende non avevano rarità, quindi le hanno messe tra i comuni. Ah, bene, vabbè, adesso che lo so, la prossima volta le posso trovare con più serenità. Swamp, Radna, Temporal, Firestorm, Landwar, grazie. Bohar, attenzione, Tetsuo Medico, Caves of Kolios, bella, e Temporal Firestorm, bella, bellissima questa bustina qua. Non potevamo bissare Liliana, perché, o no, Piero, possiamo, a parte il tabernacolo, a parte vabbè, le leggenda, possiamo far meglio di lì? Mi sembra difficile far meglio di, o c'è quella con la texture tutta strana? Penso di sì. Forse sì, senti, ma abbiamo ancora quattro buste, settimana prossima ne apriamo. Ma settimana scorsa ci siamo aperti due busti di Dominaria a Muzzo. Oggi che ci apriamo? Facciamo Modern Horizon. Volevo stare su una roba più. Luna spettrale. Liliana, Luna spettrale. Ci apriamo due bustine di Luna spettrale. Visto che è uscita Liliana. Qua c'è Liliana. E vediamo cosa esce, no? Vediamo se Piero ci può odiare di più oppure di meno. Attenzione! Bruto, salutiamo tutti Bruto all'ascolto. Una spettrale, una serie molto molto bella. Attenzione! Vediamo! Attenzione! Qua! Invocatore dalla cieca eternità, una bell'isola e uno zombie token, bustina tranquilla. Vediamo se qua c'è lei. Tanto noi fuori l'abbiamo già trovata. Se la troviamo anche normale, no, pare che possiamo trovarla anche fuori. Eccola qua, reclutamento nel cimitero. Liliana l'abbiamo trovata, cioè nell'artwork c'è lei, anche se non vale come la Liliana. Number one, attenzione, pian piano arriviamo, vediamo, rara,
spirito della caccia. E niente, dai. Zombie, due bustine tranquille, dai. Le abbiamo lasciate per i nostri clienti. Luna spettrale, abbiamo ancora un sacco di bustine, quindi Liliana è ancora riuscita, quindi le possibilità di trovarla sono... aumentano. Bene. Passiamo a Pokémon! Salutiamo Magic, grazie a tutti i giganti all'ascolto. Se volete continuare a seguirci, siamo qua. Noi sbustiamo almeno il mercoledì video tutti e tre i giochi principali: Yu-Gi-Oh!, Magic e Pokémon. Facciamo questa rotazione e poi ogni tanto facciamo un po' di... facciamo un mix, un gioco con l'altro, però tendenzialmente manteniamo questo percorso. Pokémon! Oggi ho preparato una confezioncina inglesica. In attesa dello sbusting di venerdì sera, perché questa settimana saremo live due volte, venerdì sera ore 19, Boss vs Cyber Fabio, ragazzi, preparatevi, sto preparando una ricetta di quelle pazzesche. Vedremo se Cyber Fabio riuscirà finalmente a trovare qualcosa. L'ultima volta non è andata benissimo per Boss, sì, ma per parte un'elite che era una roba formidabile. Allora, questo prodotto c'è solo in lingua inglese, che si chiama Build and Battle Stadium. Pokémon è qualche serie che lo fa uscire. Prodotto carino. Non so quanto ce ne... lo dico sinceramente, quanta ci può essere la necessità di questo prodotto, però vabbè, per sbustare è sempre bello, no? Beh, è l'unico modo per riproporre il pre-release comunque, perché sì, adesso vanno tanto i pre-release. È vero. Signore, che fa però una giusta precisazione, una giustissima osservazione, perché con questo kit, con questa confezione, si può rivivere l'emozione del pre-release. Perché? Perché contiene due kit di pre-release più quattro bustine. In pratica quello che noi diamo come kit di pre-release normalmente, voilà, è fatto così. Per cui tu e un tuo amico aprite la confezione, vi costruite il mazzo. Ci sono anche le energie, i dadi, non ne abbiamo un miliardo, però vabbè. In quale confezione c'è energia? E tu sbusti e fai il tuo mazzo. E adesso però anche noi sbustiamo, no? Dunque, facciamo la sfida oggi, signor Harry verso signor cameraman. Facciamo il boss, farà fa solo da già boss. La mia destra, la mia destra. Allora, la mia destra. Harry, camera. Posso. Bene. Chuck si sbusta. Allora, partiamo da questa. Questo è di boss. Dai. Quelle sono quelle di boss, perché sono quattro. Vero, come sono le altre, quattro, eh. Sono è vero. Quattro il pre-release. Sono quattro, quattro, quattro. Si parte bene, mi sa. Partiamo con un Machoke reverso, ma anche un Magneson V. Molto, molto bello. Regaliamo un codicello. Ale, c'è anche Polivag. Boss parte bene. Vediamo il Build and Battle Kit del signor Eric. Qua cosa contiene. Ah, super, allora, quello bello. Sarà vuoto. Secondo me ci sono 6 booster al posto di 4. Attenzione, vediamocelo, dai. Lost Origin, come hai fatto? Proviamo subito Gengar, siamo a posto. Abbiamo Gengar, che bombazza. Facciamo capire come si va in vantaggio subito, senza perché il kit però giustamente contiene le carte promo. Facciamo vedere cosa contiene questa confezioncina qua. Vediamo se riesco a aprirla facilmente. Non c'è l'apertura facilitata, chissà. Attenzione. Vabbè, per col taglierino. Sì, ci diamo le carte. Vabbè, tanto l'ultimo codice. Non fatelo a caso. Prendete un taglierino. Oh là, ce l'ho fatta. Ho preso il taglierino usato. Un taglierino. Siete delle orino. Brutte persone. Quello è orino, senza taglia. Esatto. Eccolo lì. Gengar del... Vabbè, un po' di carte energia che ci sono dappertutto. E poi un po' di carte utilissime per giocare. E giustamente devi costruirti un mazzo. La Pokémon ti aiuta. In questo caso ti dà ben due Gengar. Che bomba, eh? Ti fai il tuo bel mazzo. E poi soprattutto hai questa carta promo esclusiva per release, che ha il loghetto sull'artwork, che dal mio personale punto di vista è veramente una figata. Sempre bello, perché i loghi delle serie Pokémon sono bellissimi, averli sulla carta, tanta roba. Attenzione! Si parte forte. Siete pronti? Parte forte. Siete pronti? Si parte forte. Con due. Reverso.
Ma poi Ghilatina Busta. Repartiamo veramente alla grande. Signor cameraman, qua è duro da battere scenario oggi, però. Ce la possiamo fare. Cioè, perché pensavi anche di avere dubbi su questo? Cioè, nel senso, tipo, pensavi di avere possibilità. Non mi devo neanche sforzare. Qua c'è per terra un bordello. Va bene, attenzione, chiede il signor cameraman cosa contiene. Vabbè, come quello del signor Eric, anche lui la promo. Poi abbiamo un Finneon. Bellissimo. Che non è chiaramente come gamer, però è sempre una carta promo molto bella. In teoria è comunque il kit di pre-release più forte, quello con Finneon. Sì. Ok, in teoria quello e Machamp sono i più forti, però la promo non è uguale. Ma allora il lotto di carte, questa che vi mostro, è sempre lo stesso, giusto? O no? Cambiano il lotto di carte. Ma anche se trovi la stessa promo, cambiano comunque il mazzetto dentro. Ok, a posto. Giusta precisazione, intanto i codici li regaliamo tutti. Prima non abbiamo regalato il codice, adesso lo regaliamo subito. Un po' sul tubo, un po' su Instagram, vi diamo tutti i codici che sbustiamo, eh. Vi diamo sempre tutti. Attenzione, questo diamolo sul tubo, visto che prima l'abbiamo dato su Instagram. Adesso vediamo la prima bustina cosa ci regala. Vediamo se il signor cameraman parte forte o preferisce partire tranquillo per poi fare il botto finale come a Capodanno, quando l'ultimo fuoco è quello più intenso. Attenzione, però comunque la prima. Calma. Niente. Ride bene che ride ultimo. Attenzione, c'è un fantastico Gliscor e un simpatico Diluc. Bustina veri tranqui. Vabbè, Diluc e Giratina più o meno hanno più o meno la stessa percentuale di collezione, se non sbaglio. Cioè, la gente del mondo, sì, Diluc sì. La cerca uguale. Esatto. Ma magari c'è. No, abbiamo ancora tre buste. Pokémon di prima sì. Io no, allora. Lasciamo parlare. Che è in vantaggio il signor Eric, quindi partiamo seconda bustina per il signor Eric. Ah, quindi vogliamo chiuderla subito. Vediamo, chiudiamo così, vediamo se chiudiamo subito la partita oppure no. Attenzione, abbiamo Oddish. È già Oddish, c'è. Abbiamo anche Spectrum. Carino questo Pokémon sotto Halloween, niente male. Seguiamo con Boss, che è al momento al secondo posto. Vediamo, attenzione, Banette troppo buona. Radiant Gardevoir, che bomba ragazzi, niente male. Il signor cameraman, vediamo se è ancora sul tranquillo andante oppure sceglie un Poliwrath. Ale, allora partiamo dal fondo, così vediamo se c'è un recupero repentino oppure dobbiamo attendere la quarta e ultima bustina di questa sfida. Attenzione, abbiamo un Cast4 molto bello, TG bello, ci sta, un Beautifly. Il signor Cameron comincia la sua scalata. Bustina di Boss, che finora ha fatto una bella combo. Abbiamo Jinx e abbiamo Magerno. Signor Eric, vediamo qua questa bustina cosa ci dice. Ah, poi facciamo vedere i codici. Attenzione, Magerna è sempre però reversica. Un fantastico Diluc che veniva deriso qualche bustina fa. Secondo me all'improvviso Diluc è diventato più bello, no? Non so cosa mi dice, ma quali codici abbiamo dato? Non mi ricordo. Guardatevi i codici, vi do anche questo qua. Ale. Vediamo un altro codice qua. Diamolo il. No, Latino che guardo, eh. Mi dedico un pacchetto, chiede Matteo Mastro Piero. Matteo, questo. Matteo, wow. il mio per Matteo. Attenzione, allora è in vantaggio il signor Eric, quindi apriamo per prima la busta del signor Eric, giustamente. Vediamo se sale ulteriormente oppure no. Codice per il tubo. Poi, LBB Television. Attenzione, Stone Germans. Drapion V, non male. Lasciamo in ultimo il signor cameraman, che potrebbe ribaltare la situazione. Vediamo questa bustina di Boss dedicata al nostro
Follow-ups. Attenzione! Ambipio e niente, Cliffable, mi spiace, no. Vi regalo il codice, magari. Col codice vi va meglio. Ultima bustina! Oh, che dedico a tutti i comaschi, alla scuola. Adesso vediamo. Sì. Dugong reverso e Dugong raro di nuovo. Verrà ribattato il risultato oppure no? Vediamo. Politoed. Attenzione! Porygon reverso! Un ottimo Porygon reverso, dai, non. Beh, c'è un altro codice, dai, lo regaliamo qua sul tubo. Tu l'hai trovato, no, quindi è raro. Bene, 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 dai, nel complesso non è andato malissimo. Diciamo, vince a mani basse il signor Eric perché ha trovato un fantastico Giratina V-Star, poi abbiamo un fantastico Kazosform, Radiant Gerbor, Megazon, Eon Spectrus, poi abbiamo la nostra promo di Gengar, molto molto bella, non male questo Build and Battle Stadium. Esiste solo in versione inglese, che ha in versione italica, devi prenderti il key di pre-release. Qua c'è un altro codice, andiamolo al tubo, che però sono finiti, no, sono rimasto poca roba, quasi niente, sono rimasti pochissimi. Bene, 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 per l'angolo vintage ho preparato, visto che Arcelus è sto protagonista della penultima serie uscita, mi sembrava bello fare un tributo al Pokémon preferito del signor Eric, che ragazzi, non è così. Ci sono, voilà, anche i pitbull con i fiori sulla schiena. Va che belli, che belle queste bustine. Platinum Arceus, la quarta serie del blocco Platinum, quarta e ultima serie. Il blocco di Platinum aveva solo quattro serie, di cui tre in versione, solo tre sono uscite in versione italica, e una è uscita solo in versione inglese, che è la terza, Supreme Victors. E queste sono le artwork, molto molto belle. C'è anche un post dedicato alle quattro artwork su Instagram, nella battaglia delle artwork, vai a vedere delle artwork, vai a darci un'occhiata se ti va. Bene, dai, ci siamo visti un po' tutto, io vi ringrazio. Tutto quello che mostriamo nei nostri video lo trovi sul nostro sito lppcollecting.it, oppure puoi venirci a trovare anche in negozio via Belvedere 23 in quel di Arcore. Noi in negozio siamo aperti il giovedì e venerdì 16-19, sabato 11-19, mentre sul web H24 spediamo in tutta Europa, quindi puoi fare il tuo ordine senza alcun tipo di problema. Bene, io vi ringrazio, il mercoledì video torna la prossima settimana, quando ci sbusteremo, chissà, settimana prossima decidiamo il mercoledì noi cosa sbustare. Oggi mi è venuto in mente, adesso che mi sono dimenticato le domande, le portiamo al mercoledì di prossima settimana, il mercoledì box, non ce lo dimentichiamo, non preoccupatevi. Vabbè, che siamo arrivati un pelo lunghi, infatti abbiamo iniziato verso le 6 e un quarto anziché alle 6, però vabbè, dovevo mettere online il calendario dell'avvento Pokémon che arriva, l'Advent Calendar 2022. Ho atteso fino all'ultimo di avere una data abbastanza certa di arrivo, per non fare come le ultime confezioni inglesi che sono arrivate con 60 mesi di ritardo, avendo con parecchio ritardo purtroppo, ma è così. Io mi auguro che la Pokémon per il 2023 si sistemi un attimo con le date di uscita, perché sennò è difficile per noi lavorare e per voi comunque, anche per voi seguirci. Bene ragazzi, per questo appuntamento è tutto, da Boschia presentato il mercoledì video, dal signor cameraman alla regia di Instagram, dal signor Eric alla regia di LPP Television per YouTube, da Mr. Gunni che fa il montaggio per il video che va su LPP Television e anche sul nostro profilo Facebook, che intanto Mr. Gunni è dietro a sbustare MJED Maximum Gold Eldorado in versione inglesica, c'è l'offerta sul nostro sito, non perdertela. Dalla signorina della regia di Instagram anche a casa con il nostro capo Josephine Laura, che poverina c'ha la febbre, speriamo che guarisca presto. È tutto, grazie ragazzi, per chi vuole venerdì sera, allora mercoledì prossimo siamo qua ancora ore 18, venerdì sera altra live, Boss vs Cyber Fabio, ci vediamo alla prossima, goodbye, ciao, ciao raga, ciao, grazie.
la prima volta che vince, però. Cioè, ah, guarda, che Finion è stata la carta migliore che hai trovato. L'hai trovata per il release. Mm. Vabbè, ma più o meno è come Gengar, non ti preoccupare, cioè proprio simile, simile. Mm. Cosa? Venduto. Velo? Già venduta? Sì. Già diretto, neanche il tempo. C'era Mauro in diretta, no? C'era, stendo il velo pietoso. Andrea. Andrea apposta. Ma che tabernacolo, bomba! Tabernacolo la prossima volta, boss, se non lo sbusto io stasera. Ho sentito ridere dall'altra parte del mondo. Vado, questo è il nuovo mazzo. Che bello, tre entrap dentro, mica male. Scorridore, Ash. No, mazzo bello. Tanta roba. Tanta roba, diciamo Konami, che... tanta roba, ci ha messo Ash, già era bello il mazzo. Già ci ha messo Ash, proprio per dire, vabbè, compratevelo. Jane con le Live Twin che sono salite, se non sbaglio, comunque i Drytron, visto che Ben 10 è stato messo a 3, secondo me può essere un buon mazzo per il meta di ora. Fatto origini, tanta roba è diventata. Da una serie che non voleva nessuno a fatemela sbustare subito perché mi serve. Ha variato tanto perché in base alle cose che uscivano saliva e riscendeva. È uscita la Diviner in Leov, quando è uscita la Diviner le carte erano risalite. Bene. Best of Christ, ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Salutiamo. Grazie, sto facendo una copertina per Instagram. Poi qua andiamo quella per il dubbio ci pensa Gunni, quindi il montaggio con tutti gli effetti speciali. Grazie a tutti, grazie raga, buona ciao, serata, grazie, buona serata, ciao ciao.